Buonasera a tutti, questa sera presenteremo due libri, Il delitto Moro, la grande menzogna e Il professore dei misteri. Sono due libri fondamentali per capire la strategia della tensione sul versante cosiddetto della sinistra, no? Tra virgolette, no? 4 virgolette, 5 virgolette, 6 virgolette, che poi si capirà durante l'esposizione, esattamente che virgolette ci volevano. Allora, il problema è che questi libri appunto sono fondamentali, soprattutto in questa fase in cui si sta concludendo l'operazione P2, per capire bene di come questi fatti accaduti ormai 41 anni fa siano fortemente connessi con il presente, perché il famoso golpe che ha fatto a tappe nel nostro paese, comincia il suo percorso con una forte accelerazione proprio con la vicenda Moro, che passa poi dietro anche la vicenda della morte di Berlinguer e di tanti personaggi che erano legati a queste persone. C'è stata proprio una svoltitura del corpo politico italiano, soprattutto del corpo della cosiddetta Prima Repubblica, della parte migliore della Prima Repubblica. E adesso vi spiegheremo, qui grazie anche a Marcello Altamura e al suo libro, come sono avvenute queste procedure che hanno determinato questo spostamento secondo il quadro, no, della P2 rispetto al nostro paese, che prevedeva appunto la distruzione della Prima Repubblica, della nascita di una Repubblica con il sistema maggioritario, con un forte accentramento dei poteri nelle mani dell'esecutivo politico. Questa cosa, tramite magari il presidenzialismo oppure il premierato forte, insomma, prendendo come modelli stati non propriamente democratici come possono essere la Francia, la Germania o la stessa Inghilterra. Poi potremo anche spiegare perché non consideriamo questi paesi compiutamente democratici, perché appunto in questi paesi è stato eliminato un sistema costituzionale. L'Inghilterra non ce l'ha la Costituzione, ma c'ha la consuetudine, che è la cosa più reazionaria che ci possa essere, che permette appunto le bischerate di Johnson, no? E poi la Francia, che con la giravolta neogolpista di De Gaulle introduce con la Quinta Repubblica, fa saltare il sistema proporzionale e una Costituzione molto simile alla nostra, nata anche lei dalla lotta di resistenza. E l'altro è la Germania, che ha un finto proporzionale, ma con lo sbarramento, cioè il proporzionale puro, quello realmente democratico, dove i cittadini dal basso eleggono i propri rappresentanti in Parlamento, e quando hanno gli sbarramenti vuol dire togliere di fatto la possibilità a milioni di persone di poter accedere alla dialettica politica, quindi alla possibilità di contare all'interno delle scelte politiche di un paese. Quindi questo è il quadro su cui si sono mosse le forze che hanno lavorato contro il nostro paese, considerato un'anomalia che deriva dalla lotta di resistenza, dal fatto che la lotta di resistenza ha fatto emergere una forza preponderante, no, che era il Partito Comunista, e la sua capacità di esercitare egemonia a tutti i livelli della società. Questa cosa, per il blocco che poi ha dato vita alla NATO, no, e alle sue strutture, era una cosa da eliminare nel modo più assoluto, anche in previsione di un processo di relativa unificazione dell'Europa, cioè far entrare l'Italia con la sua Costituzione, quindi essere un soggetto alternativo, portatore di valori e di prassi diverse, e con un forte sindacato, con una forte capacità di relazione con le componenti sociali del nostro paese, per questi paesi più forti dentro la NATO era una cosa che questa
che non si doveva assolutamente far passare. E su questo hanno giocato nel modo più sporco possibile, mettendo in moto soprattutto due operazioni. Una si chiama Operazione Caos, studiata e elaborata dal generale Westmoreland, quello famoso dei bombardamenti sul Vietnam, che all'interno aveva un'altra operazione che serviva per attaccare le generazioni, le nuove leve, del nostro paese, che erano i giovani di allora, con l'operazione Blue Moon, cioè con la diffusione in modo massiccio e sistematico delle tossicodipendenze, cioè delle droghe. Con queste due operazioni il sistema imperiale americano e con il coinvolgimento ovviamente anche dei paesi più forti dell'Europa si è dato la possibilità materiale di poter realizzare quella pulizia nel nostro paese, perché da un lato congelava le nuove generazioni, no, alla disperazione, e dall'altro versante poteva agire sui corpi politici in modo tale da eliminare quei soggetti che riteneva scomodi. Come poi questa tecnica è stata applicata in Libia, ha tentato anche in Siria, no, in varie parti del mondo, perché visto che ha funzionato qui, no, i tentativi poi si ripetono anche da altre parti. E anche al proprio interno hanno fatto così, le forze che detengono il potere nell'Occidente non lasciano in pace neanche i propri presidenti quando non sono completamente allineati alle volontà delle componenti più forti di quelle società. E Kennedy è stato l'esempio più eclatante, no? Cioè, stesso Martin Luther King, no? Anche le opposizioni, tra virgolette, democratiche, di quelle realtà hanno subito la mano pesante di questi soggetti che stanno all'interno delle banche centrali, nella Federal Reserve, nella BCE, che sono i veri capi di questa strategia. E il problema è che noi queste cose le dobbiamo sapere, e sapere anche come hanno operato, facendo anche nomi e cognomi, no, dei soggetti che erano coinvolti come manovali, no, all'interno di queste scelte che questi soggetti e questi poteri forti cosiddetti hanno, no, hanno attuato. Una polemica che nasce da elementi fattuali, no? Tra Sergio Flemini, il senatore del Partito Comunista, il più grosso esperto di questioni relative, il padre storico. Uno dei primi nuova dicte, esatto, no? Quelli che hanno studiato le interconnessioni. Il padre di tutti noi morologi. Esatto. No? Allora, il problema è che Sergio Flemini in questo libro fa una denuncia molto pesante nei confronti del duo Rossanda, no? Rossanda Mosca, che sono le due giornaliste che hanno dato la patente di compagno e di proletario a Mario Moretti. Quando nella realtà dei fatti, quando siamo andati a parlare con i professori, no, che De Vitis Montani di Fermo, dove lui studiava, e dove studiava anche un personaggio come Di Pietro, che è l'uomo di Tangentopoli, no? Da quell'istituto sono usciti dei personaggi un po' particolari. Allora, cosa succede? Che i professori e i suoi compagni di scuola e di classe, no, ci hanno riferito che lui di famiglia non è mai, proveniva da ambiti dell'estrema destra cattolica, no? E addirittura lui stesso era anche il padre, no? Erano dei noti fascisti di quella zona. Addirittura lui aveva l'abitudine di vestire delle specie di divise, no? Che ricordavano la divisa degli uomini
degli uomini della decima Hamas, no? C'era tutta una questione legata al Fez, no? Voleva addirittura andare in classe col Fez, no? Noto abbigliamento, no? del periodo fascista. E poi un'altra cosa interessante è che lui era iscritto proprio all'ASA Giovane Italia, cioè esiste proprio la sua iscrizione, esiste agli atti proprio il fatto che lui era iscritto a questa organizzazione giovanile del movimento sociale. Poi un'altra cosa molto interessante che il libro descrive è il rapporto tra Mario Moretti e alcuni suoi parenti, degli zii, no? Cugini, che avevano con i casati stampa di Soncino. Questa famiglia nobiliare, una famiglia della nobiltà nera romana, che è passata all'onore delle cronache perché il Camillo Casati Stampa di Soncino uccide la moglie e l'amante della moglie, che era un certo Massimo Minoretti, praticamente il pupillo, questo Massimo Minoretti era il pupillo di Almirante, era colui che lo doveva sostituire dopo la sua dipartita, miglior vita. No? Quindi l'ambito su cui si muoveva Mario Moretti era un ambito ben circoscritto. La marchesa Casati Stampa di Soncino era colei che gli pagava gli studi a Mario Moretti. Quindi c'era un rapporto stretto, pare che avesse avuto anche una storia con la figlia dei Casati Stampa di Soncino, che è passata all'onore delle cronache perché è stata truffata dall'avvocato di famiglia, di questa famiglia nobiliare, perché ha fatto passare praticamente la villa di Arcore, perché erano i proprietari della villa di Arcore, no? A un certo Silvio Berlusconi. E chi era l'avvocato di famiglia, quindi che frequentava gli ambiti dove navigava Mario Moretti? Era un certo Cesare Previti, famoso uomo, avvocato, che ha conosciuto anche per i suoi legami con la sua terra d'origine, la Calabria, e con noti esponenti anche della Calabria, ma sono esponenti legati agli ambienti mafiosi, no? Andranghetisti, che poi diventerà il famoso avvocato e parlamentare, no? Italiano. E questo è l'humus, no? Dove cresce. Poi, altra cosa strana di questo compagno con 22 virgolette, no? C'è il fatto che questo signore, quando si trova nella fase, diciamo, quando diventa capo in modo un po' particolare, perché questo diventa capo delle Brigate Rosse, il cosiddetto capo delle Brigate Rosse, non presentandosi ad un incontro con Franceschini e Curcio, no? E a quell'incontro però arrivano i carabinieri, no? Arrivano i carabinieri dalla chiesa e lui non c'è. E stranamente, no? Gli altri vanno al gabbio. In questo modo c'è la sua ascesa, no? Al comando delle Brigate Rosse. Un altro elemento di questa storia è che lui, diventato capo delle Brigate Rosse, poi è quello che organizza ad esempio le strutture che serviranno poi al rapimento morto, qui certi appartamenti, no? Come Via Gradoli 96. Via Gradoli è un posto un po' particolare, dove c'è una miriade di appartamenti proprio lì attorno al numero 96, pare che siano 24 se non ricordo male, che erano tutti dei servizi o del Sisme o del Sisme, no? E quindi lui, cazzo, c'è un colpo di culo, scusate il termine, è tremendo, lui va a colpo sicuro, prende con tutte le 10, sono a Roma, sembra una città piuttosto grande, no? Quindi con tante possibilità, va proprio a beccare la via con la quota densità di servizi segreti, no?
Ma non solo, perché davanti ci abitava un suo compaesano, ad esempio. Esatto, esatto. Dove addirittura c'era lui, quindi magari era facilmente riconoscibile. Accanto ai montani. Quando si dice la sfiga, no? Questo Arcangelo Montani, appunto, dei servizi, guarda caso stava proprio lì, no? E quindi se sì, impossibile una via poi che non è neanche grandissima, no? Che non si sarebbe ricrociati prima o poi, no? Vado a fondo più. No, sì, no, ma la cosa ancora più interessante è chi è che gli dà l'appartamento? Uno dei proprietari si chiama Giancarlo Ferrero. Chi è questo Giancarlo Ferrero? È un uomo dell'IBM che c'ha in mano il servizio informatico e lavora, no? E cura il servizio informatico della NATO. Oh, e lui fa un contratto d'affitto con uno della NATO. Cazzarola, oh, ma ne sbaglia proprio il video che c'è, c'è proprio una spiega incredibile, no? E questo Gianfranco Ferrero poi è anche ulteriormente interessante come personaggio, perché diventa socio d'affari in Omnite, indovinate di chi? Di Colaninno, no? Ma cacchio, ma guarda come... E Colaninno dove sta? Nel PD, scusate, ma bisogna dirle tutte le cose, no? Nel PD, ma il PD nasce da un'operazione tutta interna alla P2, che era la spaccatura del Partito Comunista, perché oltre a far fuori la Democrazia Cristiana, no? Soprattutto quella morotea, la P2 prevedeva proprio la distruzione del Partito Comunista, tanto è vero che nel suo programma c'è proprio scritto quali sono i partiti che faranno parte del nuovo schieramento, no? Post Prima Repubblica. Si parla dei socialisti, no? Si parla dei socialdemocratici, dei repubblicani, dei liberali, dei democristiani, no? Praticamente quelli di destra, no? Ma i comunisti non sono assolutamente citati, no? Nel quadro istituzionale, politico istituzionale, no? Da parte della P2. Infatti il Partito Comunista non c'è più, però Colaninno c'ha il figlio che è diventato, guarda caso, parlamentare. Allora, altra cosa, Moretti c'ha un'altra caratteristica, oltre che venire da situazioni di destra, no? Dalla realtà di destra, è quella di aver fatto un esame all'Università Cattolica, perché i Casati Stampa si danno da fare anche per trovargli lavoro, glielo trovano alla Sistine, no? Di Milano, su raccomandazione proprio sia dei Casati Stampa che del vescovo, no? Di Fermo, no? Capito? Allora, cosa succede? Che il professore, no? Che gli fa fare questo esame, indovinate chi è? Don Giussani. Lui fa un esame di teologia. E prende anche un bel voto, si è dato da fare per accreditarlo anche lì. Che cosa succede? Perché vi dico questa cosa di Don Giussani? Perché in gioventù, essendo io figlio del motociclista partigiano che portava in giro per l'Italia Bulov, Arrigo Boldrini, non so se lo conoscete come personaggio della resistenza italiana, mio padre mi ha sempre detto: tu devi imparare a frequentare anche le persone, no? Per sapere chi sono, cosa fanno, no? Perché non è che tutto il mondo è fatto di persone pulite, no? Che hanno una morale, un'etica rispetto alle cose, ci sono anche un sacco di disonesti in giro. E il compito di un comunista è quello di saper separare, no? Queste realtà. Perché bisogna spiegare alle larghe masse, no? Esattamente i ruoli che svolgeranno certi soggetti. Allora, io facevo parte di un collettivo di lavoratori studenti, ma è piuttosto grosso, no? che lavorava sulla questione dei lavoratori studenti, e all'interno di questo collettivo c'era un gruppo di una ventina di persone che
si presentava come un gruppo marxista molto determinato, addirittura sapevano pagine a memoria del Capitale, no, dei testi di Lenin. Madonna, che compagni. Vado a casa, dico mio padre, ma papà, è successo, a Milano si dice papà, non babbo, scusate se... questa digressione. Allora, succede, papà, succede questa vicenda qui che mi trovo questi compagni qua che fanno parte di un'organizzazione marxista-leninista. Ah sì, fa, che cosa c'hanno di creare? Sanno le cose a memoria, ti sanno citare i brani. Mio padre mi guarda e mi fa, a me puzza di gesuitismo queste cose qua. A memoria Marx non si impara, a memoria cioè non serve imparare a memoria, ti serve capire il senso per darmi poi le gambe politiche, no? Per la tua attività politica. Mi fa, ma fai una cosa, aggregati, vai a vedere un attimino cosa fa. Allora io e mio fratello, no? Walter, ci mettiamo a frequentare questi qua per un paio di volte. E questi qui facevano le riunioni in un palazzo dell'arcivescovato. Allora, no, che cazzo l'arcivescovato che gli dà i locali, ma che cazzo i comunisti sono? Seconda cosa, finita la riunione, no? E si intruppano tutti e vanno verso Piazza San Babila, facendo il corso Vittorio Emanuele a Milano, e in fondo al corso Vittorio Emanuele, sulla sinistra, c'è una chiesa, la chiesa detta di San Carlone, di San Carlo Borromeo, che è in mano ai gesuiti. Risultato, vanno tutti lì dentro e vanno a messa alle 6, finivano le riunioni 5 e mezza, alle 6 tutti a messa. Non capivo, sono attaccato a Pasto, qui c'è qualcosa che non guarda. E chi era il responsabile di questo gruppo qui, il responsabile politico? Si chiamava Franco Troiano. E dove lo troviamo nella strategia della tensione, Franco Troiano? Lo troviamo tra i costruttori dell'Imperium, di quella famosa scuola, quella finta scuola di lingue che stava a Parigi. Porca miseria! E qui allora, Don Giussani che fa l'esame a questo signor Moreno, i casati stampa di Soncino. Tutta questa vicenda qua, e poi succede un altro fatto, a titolo, è sempre un fatto successo di vita mia, quello che vi racconto. Io a un certo punto mi metto a lavorare come comunista, insieme a Sergio Flaminia e tanti compagni, per la commissione stragi, perché avevo una certa competenza nel cercare documenti, e io lavoravo nella banca dati del Corriere all'epoca. E che cosa succede? Che a un certo punto il Corriere della Sera comincia a creare situazioni di repressione nei miei confronti, comincia a rompermi le scatole, trovo un sacco di scuse su come faccio il lavoro, cioè un sacco di merda, stavano trovando una scusa per licenziarmi, perché il mio lavoro favoriva il lavoro dei compagni dentro le commissioni, perché essendo esperto di documenti andavo a procurare i documenti che servivano a questi compagni all'interno delle commissioni, andavo nei tribunali, no? Non sapevo dove andare a muovere, insomma, il risultato, cacchio, cominciano a rompermi le scatole. Mentre mi rompono le scatole, perché indagavo anche sulle versioni, no? Anche sui brigatisti, compagnia bene, cosa succede? Che chi mi mettono come coinquilino? Esce Mario Moretti dal carcere, no? Perché gli danno, no? Il condono fiscale, no? E cosa fa? Questo signore esce e me lo trovo come coinquilino. Cioè, se questa non è una minaccia, che cos'è? Sapendo che attività svolgevo io per le commissioni, mettermi questo signore, cioè io aprivo la porta di fronte abitava lui, no? Ecco, questa cosa non è una cosa normale, queste sono le cose che fanno i servizi, che organizzano i servizi, e guarda caso in un palazzo, perché io all'epoca abitavo, perché mia moglie è una giornalista, e quindi abitavamo nelle case dell'Impigi, no? Le case che l'ente, diciamo, pensionistico dei giornalisti dava ai giornalisti stessi. Allora, io mi trovo Moretti. Ma Moretti
chi si era messo in quel periodo? Con una giornalista di Marichella, che guarda caso, che lavorava per chi? Per Berlusconi. Quindi c'è sempre la P2, c'è sempre questa ragnatela che si muove nella società e che realizza tutti i passaggi necessari e che mette appunto, diciamo, nelle ambasce anche, no? Diciamo, i compagni che si trovano ad affrontare certi argomenti. Perché, come potete dire anche da mia figlia, Mario Moretti cosa succedeva? Cosa ci accadeva tutti i giorni? E scendevamo giù a prendere la macchina e lui periodicamente era sempre lì accanto a noi e prendere anche lui la macchina. Tutti i giorni? Scendevamo insieme. Come faceva a sapere questo qua che io scendevo a prendere la macchina? Cioè non è forse una volta, due, ma decine e decine di volte. Ma fino a mare diverso. Sì. E questa cosa la dice lunga, no? Che c'era qualcuno che controllava. In quel periodo anche ricevevo minacce da parte della mafia, no? In palermitano, visto che tu sei siciliano, no? Mi dice che mi avrebbero tagliato la gola se non smettevo di fare, c'era ancora la cassetta della segreteria telefonica. E poi non solo, hanno fatto uscire dal carcere un trafficante, sempre nello stesso periodo, un trafficante di droga che mi telefonava tutti i giorni alle 18 perché le mie figlie guardavano la televisione e di là nel telefono si sentiva la stessa trasmissione. Ho fatto delle denunce, no, su questa cosa qui e poi un poliziotto democratico mi ha detto: guarda che quello lì è uno che è stato fatto uscire, capito? Si è venuto a sapere anche questa cosa. Allora, queste cose qui sono accadute tutte legate a questi personaggi, no? Capito? E questa cosa è veramente inquietante. Come... Però la cosa pazzesca è il ruolo della Rossandra, della Mosca, nell'avallare questa tesi. Allora, arriviamo a chi è la Rossandra. Allora, Rossandra Rossandra è figlia di un industrialotto triestino, seguace delle teorie di Steiner, o Steiner, no? Gli steineriani, molti non lo sanno, sono stati coloro che hanno insegnato al movimento nazista la dinamizzazione del sangue. Che cos'è la dinamizzazione del sangue? La dinamizzazione del sangue è una procedura su base massonico-esoterica dove tu metti delle gocce del sangue del tuo leader massimo, acqua, no, in un certo modo, da una parte e dall'altra, e poi bevendolo ogni sottoposto, no, questa quantità di acqua e sangue, acquisisci su di te le potenzialità del tuo leader massimo. Cioè siamo nella follia più totale, no? Non solo, ma Steiner diceva che se, tanto per far capire il personaggio, che se un uomo bianco legge un libro di un uomo di colore, era un po' razzista, no? Diventa grigio, capito? No? Allora, queste cose, no? Sono servite in Germania per diffondere determinate culture, cioè tutto... L'esoterismo massonico è stato usato e ha diffuso nella Germania, ma anche in Italia, con Evola, no? Con tutti questi personaggi, hanno diffuso le più grandi fesserie ascientifiche e irrazionali, perché dall'irrazionalità i poteri ne traggono un grande beneficio, perché una persona irrazionale è facilmente gestibile. Una persona che non riflette molto, ma lavora soprattutto sull'emotività, su queste dinamiche, diciamo, assurde, è facilmente condizionabile. Allora, il problema è che questa cosa è veramente preoccupante, perché la Rossandra entra in contatto, ed era dentro il Partito Comunista, con Rodolfo Banfi e diventa la moglie di questo Rodolfo Banfi, che lavorava per la banca commerciale, per l'ufficio studi della banca commerciale.
La banca commerciale aveva come perno Raffaele Mattioli, il più grande banchiere, diciamo, italiano, no? Il più importante, è stato il padre, diciamo, di Cuccia, di Enrico Cuccia. Che cosa succede? Che questo Raffaele Mattioli era anche l'esponente principe del movimento del libero spirito, cioè di quei movimenti esoterici, no? Di stampo massonico, che guarda caso avevano anche queste strane pratiche, no? Che ho descritto anche prima, no? Raffaele Mattioli passa a Rodolfo Bambi i soldi per aprire la Casa della Cultura a Milano. La Casa della Cultura a Milano è stato un centro di diffusione del pensiero dei cosiddetti miglioristi, delle concezioni laburiste, no? Socialdemocratiche, no? È stata una fucina. E chi aveva la responsabilità di questa Casa della Cultura? La Rossanda e Primo Moroni. Guarda caso, un altro che poi troviamo nelle parti più estreme, no? E Primo Moroni è stato un uomo che ha lavorato per lungo tempo con un altro personaggio che è legato a questo mondo, che è Aldo Bonomi. Aldo Bonomi è quel tra virgolette sociologo, perché non mi risulta che abbia una laurea, che ha fortemente condizionato il Partito Comunista a Milano. E l'uomo che ha messo in piedi Aster, una struttura, ma diciamo che fa cultura, ma cultura in senso liberale, no? Nel senso, diciamo, non di stampo socialista o comunista, e ha profondi legami con l'area del Versione, perché era interno al giornale Controinformazione, che era il giornale che faceva, veicolava praticamente le posizioni di quest'area, diciamo, del Versione. Ma lui è anche l'uomo che dà il passaporto a Bertoli, al fascista, uomo del SIFA, uomo della Gladio, che fa la strage alla questura di Milano e che era stato in Israele, da dove arriva e prende la famosa bomba che lancia, una bomba che arriva da quelle Hamas, esatto, e che era in contatto, Bertoli, era in contatto con i fratelli gemelli di Ordre Nouveau in Francia, no? Tutto questo giro, no? E Bonomi è quello che gli dà il passaporto per far espatriare, è quello che quando nel 70 è messo sotto inchiesta per dei disordini che succedono durante una manifestazione e la magistratura lo voleva inquisire in Maria Bella, Bonomi è quello che gli permette di andare via. Ma Bonomi è anche l'uomo, che, essendo un uomo della Valtellina, che aveva rapporti con il partigiano bianco, quell'altro, quello che fa la stella 5 punti nel cerchio, il 13. Fumagalli, Carlo Fumagalli. Quindi è proprio una galassia che si muove attorno a questa cosa. Quindi la questione di come mai la Rossanda, no? Quindi con questo tipo di percorso, non mi stupisce che poi vada a fare un'operazione di questo tipo su Moretti e gli dia così tanta copertura. Perché secondo me purtroppo in politica si sta poco attenti allo stato parallelo che esiste nella società borghese, cioè si studia poco il fatto che, cioè, uscito il caso della P2, che cosa voleva dire quel modo di procedere, di fare politica della P2, cioè pochi sono stati attenti anche tra i compagni che lavoravano nella commissione, perché si chiamava P2? Cioè, si chiamava P2 perché c'è anche la P1, no? Cioè i numeri non è che si mettono a caso, vanno in ordine di grandezza, no? Propaganda 2. Esatto, c'è la propaganda 2, ma c'è anche la propaganda 1. E il problema nostro, quando lavoravamo per la questione, sulla questione P2, era che la piramide superiore, quando si è arrivati a capire che c'era un'altra, cioè la piramide, sapete come è fatta, no? Che c'era una piramide
con lo stesso vertice, che si i due vertici si toccavano della terra rovesciata, e lì si andava a finire a toccare i banchieri, si andava a trovare il mondo della grande finanza, il mondo delle multinazionali, e lì si blocca tutto, no? Quando si arriva lì, quando i compagni spingono per andare avanti, no, non si può. Ma qui siamo già in una fase in cui hanno eliminato Moro. Per fare muovere la questione P2 fino alle estreme conseguenze serviva un quadro politico diverso da quello degli anni 80, dove c'era una persona che costantemente ha intralciato i lavori, no, delle realtà atlantiche, perché lo sanno tutti che Gheddafi è andato al potere grazie ad Aldo Moro. Se non c'era Moro, che faceva la sua politica estera e muoveva le sue pedine, e il Partito Comunista, no, che insieme operava in tal senso, Gheddafi non sarebbe mai andato al potere. E questo è il merito della politica estera italiana, cioè di uno Stato democratico nato dalla resistenza, perché sapeva bene che bisognava costruire un quadro internazionale funzionale ai bisogni di questa Repubblica basata sul lavoro, no? Nata dalla lotta di liberazione, che aveva le sue dinamiche e che bisognava sostenere. Invece si è fatto un lavoro opposto. Questo lavoro opposto ci ha portato alla situazione attuale. Adesso mi fermo qui perché altrimenti parlo troppo. La polizia di Milano ha arrestato Mario Moretti, ritenuto uno dei capi più importanti delle Brigate Rosse. Si cominciò a parlare di lui il giorno dopo la strage di Via Fani ed il sequestro di Aldo Moro, quando la sua fotografia fu inserita in un volantone di terroristi ricercati diramato dal Ministero dell'Interno. Gli inquirenti lo considerano, tra l'altro, uno dei cervelli del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro. Figura oscura, torbida. Io ci ho studiato su questo personaggio. Quello che salta fuori è innanzitutto una sua ascesa all'interno delle Brigate Rosse che ha molto di equivoco. A parte certe coincidenze di persone che vengono ferite o uccise, come la Marc Goll, e quindi fanno spazio per l'avanzamento, perché lui possa assumere posti di responsabilità avanzata, insomma. Semeria viene arrestato alla stazione di Milano dopo essere stato gravemente ferito. La Cagol muore perché è trafitta da tutti e due i polmoni e viene soffocata. Semeria è più fortunato e riesce a sopravvivere. E in ogni incontro dei brigatisti carcerati, quando avevano il processo, si faceva sentire dagli altri che il Moretti era una spia, che secondo lui era colui che aveva creato le condizioni perché lui fosse arrestato, decisero di fare un'inchiesta, perché il loro dubbio era addirittura quello che fosse un infiltrato. Allora capitava che prima di ogni riunione dell'esecutivo, prima si riunivano a parte Azzolini, Bonisoli, Micaletto, e verificavano di volta in volta il comportamento di Moretti. Ebbene, quella verifica andò bene per Moretti, perché alla fine non se la sentirono di contraddire Moretti, per dire che perfino nel più alto vertice, cioè il comitato esecutivo, ha dubitato di lui. Il primo ad avere dubbi, secondo Franceschini,
è Curcio. Dopo il secondo arresto si trovano in carcere alle Nuove di Torino, gli dice: Mario è una spia. Racconta di essere stato arrestato dopo che aveva ospitato, e aveva sbagliato Curcio nel fare questo. Questo avvenne il venerdì sera, la domenica mattina i carabinieri andarono ad arrestare Curcio. Lui si sposa e va ad abitare in un palazzo di via Gallerate 401, dove, guarda caso, abita Cavallo, un agente provocatore, anticomunista, viscerale, che ha svolto una funzione e di provocatore al servizio di Edgardo Sogno e di spia all'interno della Fiat, al servizio di Valletta, eccetera. E guarda caso, questa coincidenza. Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono, non servono assolutamente niente. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Lui fa la domanda di essere assunto come tecnico alla Sim Siemens e c'è una lettera di raccomandazione della Marchesa Casati Stampa, ma è la stessa cosa per l'iscrizione all'Università Cattolica. Quindi Moretti ha un appoggio nobiliare, diciamo, nell'entrare nel mondo del lavoro a Milano. A me è capitato di andare a presentare un libro su le Brigate Rosse a Porto San Giorgio e mi ricordo quella sera che all'uscita del teatro un signore mi si affianca, lì si svolgeva una volta il mercato del bestiame e il padre di Moretti era il box autoritario che si imponeva, per cui molti degli affari che si componevano nel mercato del bestiame lo si doveva all'intervento del padre. Me lo disse, se per dire che l'imposizione, l'autoritarismo in quella famiglia è di natura. Quando all'Università di Roma venne ucciso Rossi, uno studente universitario socialista, e avvennero proteste un po' in tutte le scuole, le università soprattutto italiane, e avvenne anche un'assemblea a Fermo. E in questa assemblea venne presentato un ordine del giorno di condanna di operato di questo assassinio. Il giorno dopo aver approvato questo documento, il Moretti, che non era presente all'assemblea, reclamava che si riunisse di nuovo perché lui era contrario, perché voleva fare approvare un documento contrario a quello che era stato approvato. Un'altra cosa che ho saputo da una fidanzata, studentessa di questo istituto Montani, e mi racconta che lui aveva un debole, sì, era fascista, pretendeva
di portare il Fez. Avrebbe desiderato che il Fez fosse portato anche da altri studenti e non andava d'accordo anche con altri studenti che pure erano di simpatia fascista, eccetera. Quindi questo per dirvi le origini ideologiche del Moretti. Uscirà fra una ventina di giorni un libro che è intitolato La grande menzogna. C'è una parte che è la trascrizione delle bobine registrate quando Mosca e Rossanda parlano con lui. Lì c'è la registrazione della sua voce, quindi il giudizio che puoi darne di lui viene fuori di lì. E lì le bugie si sprecano. La Rossanda è questo, che si permette di parlare dell'album di famiglia per screditare il Partito Comunista, per attribuire il linguaggio dei brigatisti che i brigatisti usano nei loro comunicati, eccetera, no? E poi copre i brigatisti. E allora io mi sono permesso di contrapporre all'album di famiglia della Rossanda l'album di famiglia delle Brigate Rosse, che si apre appunto con Moretti, ma poi c'è una sfilza di delinquenti. Caro Francesco. Francesco, sì, certo. Adesso abbiamo un contributo da parte di un attore e sceneggiatore nel porre determinate domande, che è anche autore di un bellissimo spettacolo che abbiamo visto al Teatro Nuovo, no? Quello che c'è di fianco alla stazione di Pisa. Uno spettacolo che è vero che mi ha emozionato, perché finalmente ho visto, no, in teatro il racconto di ciò che è accaduto in Italia in quel periodo, descritto con delle categorie, no, piuttosto scientifiche, no? Nel senso, una ricostruzione in base alle conoscenze che siamo in grado di produrre, insomma, dove ha ricostruito questa benedetta trama, no, dell'eversione contro il nostro paese, e diciamo, che ha permesso di far nascere questo, diciamo, rapporto, perché questo compagno oltretutto molto probabilmente farà parte del lavoro che stiamo facendo, perché vorremmo fare un documentario su tutta questa vicenda, no? Dove finalmente spieghiamo in modo chiaro e definitivo esattamente cosa ha voluto dire quella stagione, che tenete presente che non è gli anni 70, non è vero che è la stagione del terrorismo, ma è la stagione delle grandi conquiste sociali. Quegli anni sono stati gli anni in cui l'Italia diventa la quarta potenza mondiale, facendo migliorare le condizioni di tutto il popolo italiano, no? E dove la classe operaia svolgeva un ruolo egemonico, no, in questo processo. E quindi, non mi dilungo, e ti lascio a te l'incarico di intervistare questo nostro compagno. Vabbè, grazie mille, buonasera a tutti. Diciamo che più che intervistare, io non credo che Marcello abbia bisogno, no, di qualcuno che gli tiri fuori gli argomenti, insomma, che sono nel suo libro. Comunque, insomma, un po' di domande anch'io da farti, e insomma, magari possiamo, no, come dicevamo, snocciolare un po', no, fare un po' una chiacchierata. Questo libro ho avuto il piacere di leggere, e come dicevo prima a Marcello, no, è un po', quando mi diceva che è un lavoro di 8 anni, insomma, è un lavoro immenso, e che si vede, perché insomma, voglio dire, tutto preciso nelle opzioni e negli argomenti che tratta.
cosa succede? Che si chiama il professore dei misteri, no? E con lo Stato e con le BR, Giovanni Senzani, la storia segreta del doppio livello. Cosa succede? Succede che insomma, abbiamo, io non sono uno storico, non sono una persona che ha avuto la fortuna e la possibilità di fare una ricerca di 2 anni appunto e mettere a disposizione del mezzo teatrale, quindi portarla avanti facendola conoscere nei teatri. Però facendola, insomma, mi sono reso conto, ecco, che cosa succede? C'è un ci sono tante verità di Moro, no? Che non sono le verità, sono tante percezioni di verità, in seconda, probabilmente, forse non in questa sala oggi, ma se già andiamo per strada è facile trovare una persona che ti racconta una versione diversa, no? del caso Moro. Partiamo da i giovani operai rivoluzionari che vogliono cambiare l'Italia, no? E che iniziano a fare le Brigate Rosse, così si passa dal Memoriale Morucci, no? Che è un'altra verità. Cioè, sono tante verità. Il far uscire fuori, no? Quella che è la verità più nascosta, no? Che è quella che c'è un braccio armato, probabilmente ignaro per certi versi, di essere comandato e gestito da un elemento superiore, no? Un po' come diceva Andrea, no? Nel discorso della P2, e che viene anche guidato nella scelta di fare, di compiere determinate azioni, no? Diventa un passaggio, no? Un passaggio successivo, un passaggio molto più anche difficile da comprendere, perché allora si entra in una situazione per cui mi sembra di aver letto il puzzle Moro, un libro, cioè si entra in una situazione proprio come un puzzle, cioè tanti piccoli mondi, no, che hanno un loro disegno, una loro cosa, che devono essere messi insieme per ricreare un quadro che effettivamente è molto complesso e incredibilmente, spaventosamente coerente, poi, perché quando si entra poi e si cominciano a vedere le dinamiche, i nomi, insomma, quello che diceva prima Andrea, lo fa intuire, sono sempre un po' diversi gli stessi nomi quando si vanno a cercare determinati argomenti che poi si girano e si rincorrono e vanno, no, in una certa direzione, no? Si parlava prima di Moretti, prima di entrare nelle Brigate Rosse, ha un'esperienza in Hyperion, no? che è appunto questo centro di compensazione, è stato chiamato, cioè dove servizi segreti e terroristi o servizi segreti di fazioni diverse si incontravano per decidere di linee comuni, no? E cosa succede? Succede che diciamo, andando a studiare bene e approfonditamente quelle che sono le Brigate Rosse, si vede che le Brigate Rosse, questa, insomma, sono state supposizioni e dubbi, no? Che sono stati negli ultimi 40 anni e che si sono sempre più accurati, no? Questa frequentazione sempre con Claudio, con la P2, con la banda della Magliana, con la mafia, con l'Andrangheta, le Brigate Rosse hanno dei rapporti con anche parte dello Stato. Per anni non si è riuscita a capire, no, quale fosse il tra di unione, cioè come le Brigate Rosse potessero, no, avere un rapporto così diversificato, no? Valerio Morucci viene preso a casa di Giorgio Conforto, cioè la casa della figlia di Giorgio Conforto, per dire. Giorgio Conforto è un collaboratore del SISMI che contemporaneamente collabora col KGB e la CIA, no? Stiamo parlando di questo.
Dentro la casa di conforto viene trovata carta intestata del cardinale Marcinkus, che era capo dello IOR e con forti sospetti di essere uno dei maggiori referenti della CIA, degli agenti della CIA in Italia. Di Moretti abbiamo parlato. Casimirri, che è il latitante, è figlio del capo ufficio stampa di tre papi del Vaticano. Stiamo parlando non di operai, stiamo parlando di persone che hanno delle frequentazioni molto, molto forti. Lo stesso Morucci è uno dei collegamenti con la banda della Magliana. Come fanno le Brigate Rosse ad essere, no, ad avere questi contatti? Ecco, e qui si arriva, e chiudo un po' questa digressione, qui si arriva al libro di Marcello, no? Perché sicuramente la chiave principale, il nodo principale che collega le Brigate Rosse con un livello superiore è questo Giovanni Senzani. Giovanni Senzani, che il libro lo fa vedere benissimo, pur non dando un giudizio, ecco, su quello che è, cioè mettendo lì proprio i fatti, fa vedere che diciamo tutte le caratteristiche che hanno sviluppato le Brigate Rosse nei rapporti con determinati poteri, ecco, quelle caratteristiche sono presenti tutte, no, in Giovanni Senzani. Quindi penso, no, che sia una figura da questo punto di vista da analizzare bene. Allora, innanzitutto Giovanni Senzani è un uomo, io l'ho definito un uomo di cerimonie. Perché un uomo di cerimonie? Perché innanzitutto Giovanni Senzani è un capo brigatista nuovo. Perché? Perché, come diceva giustamente Francesco, le Brigate Rosse, almeno dal punto di vista storicamente accertato, nascono come un fenomeno che viene in particolare dal mondo operaio. Quindi è un fenomeno spontaneo, nel quale ovviamente il reclutamento degli uomini arriva da quell'ambiente. E ecco, prima parlavamo di Mario Moretti, al netto di quello che è il suo background un po' particolare, è comunque un tecnico della Siemens, quindi viene da un ambiente operaio. Giovanni Senzani non è un operaio, non viene da un ambiente operaio. Giovanni Senzani è un professore universitario, sociologo, criminologo, che ha lavorato nelle strutture dello Stato. Nel 1969, da poco laureato, Giovanni Senzani svolge un'inchiesta nelle carceri minorili italiane, un'indagine autorizzata dal Ministero della Giustizia, tanto documentata anche nel mio libro attraverso i documenti, da cui nasce un'inchiesta giornalistica molto importante che viene pubblicata dall'Espresso nel 69 sulla condizione delle carceri minorili italiane. Subito dopo questa inchiesta, all'inizio degli anni 70, nel 73, Senzani viene assunto all'ENAIP, che è un ente statale, e lavora per le ACLI, quindi per le associazioni di base cattoliche, a Torre del Greco, curiosamente, perché qui il filo rosso che unisce molti di questi personaggi è che ci sono una serie di coincidenze. Sono sempre coincidenze, perché finché non puoi dimostrare diversamente sono coincidenze. Va a Torre del Greco, vicino alla mia città, io sono napoletano, e va ad abitare in una strada che si chiama Via Cimaglia, la stessa strada dove abita un signore che si chiama Ciro Cirillo, che verrà sequestrato dalle Brigate Rosse di Senzani nel 1990. Ne ha tante di queste coincidenze. Sì, ce ne sono tantissime. E perché Senzani è un capo brigatista nuovo? Perché anche il suo percorso, non solo professionale, ma il suo percorso di rapporti, è un percorso completamente diverso da quello di altri brigatisti. Senzani, all'inizio degli anni 70, svolge ricerche universitarie a Berkeley, che è una delle più importanti università americane, in California. Berkeley, per inciso, è l'università dove nel 1968
si svolge la più importante protesta studentesca americana, e dove un signore che si chiamava Ronald Reagan, che era il governatore della California, manda la Guardia Nazionale a sparare sugli studenti che manifestano nel campus di Berkeley. Quindi parliamo di un intellettuale, parliamo di una persona qualificata con una sua cultura solida, che all'inizio degli anni 70 comincia a manifestare delle simpatie di sinistra, le comincia a manifestare, come spesso succede, anche qui sono coincidenze, per carità, in maniera sempre più marcata. Ah, nel frattempo dimenticavo di dirvi che nel 1969 Giovanni Senzani svolge il servizio militare nel CAD di Ascoli Piceno. Il CAD di Ascoli Piceno è di fatto la scuola per gli artificieri, quindi ben qualificato. E il fatto divertente è che quando negli anni 80 Giovanni Senzani finisce sotto processo per il caso Cirillo e poi per l'omicidio di Roberto Pesci, arriva al Tribunale di Roma un documento che io ho visionato nell'archivio della Corte d'Assise a Roma, del compartimento, non so come si chiama, centro comando militare di Firenze, nel quale si chiede al Tribunale di Roma informazioni sul sottotenente Giovanni Senzani, e si chiede il suo processo, quali sono i suoi capi di imputazione, come si svolge il processo, eccetera. E c'è una risposta scritta a penna, probabilmente da funzionario del tribunale, dice rispondere, dato al magistrato suo papà, rispondere che il processo è ancora in corso. Io, a memoria d'uomo, credo che sia l'unico caso mai accettato di una richiesta da parte di un comando militare di notizie su una persona che si è congedata dal servizio militare obbligatorio di leva per quell'epoca, 20 anni prima, praticamente, chiamandolo con lo stesso grado che aveva durante il suo servizio sotto le armi, cioè sottotenente. Ma è una coincidenza, assolutamente una coincidenza. E quindi è un capo brigadista anonimo. Francesco diceva prima, è un uomo, è la chiave per accedere a una porta. Racconto una cosa che può essere illuminante più di tante parole. Durante il mio lavoro di ricerca, nell'archivio della Corte d'Assise a Roma, il cancelliere Paolo Sio, cancelliere capo dell'archivio, dell'Assise, mi dice, io lo chiamo, io vado a Paolo, io domani vengo, dice, domani vengo, mi fa piacere che vieni, perché ti devo presentare una persona. Va. Entro in una stanza, mi presenta una persona, non posso fare il nome, ma è stato un magistrato molto importante che si è occupato di tantissime vicende italiane, si è occupato di Moro, si è occupato di Ustica, si è occupato di terrorismo, magistrato di grande livello. Mi chiede del mio lavoro su Senzani, Paolo sapeva che io stavo lavorando a questo libro, allora parlando di Senzani, insomma, un uomo importante perché riguarda il livello superiore delle Brigate Rosse. E lui mi dice, guardi, lei ha centrato il punto, noi ci siamo arrivati anche noi, ma siamo arrivati sulla soglia della porta, l'abbiamo aperta e non siamo entrati perché non potevamo entrare. Ecco, questa metafora della porta è importante perché le protezioni di cui ha goduto Giovanni Senzani fino ad oggi, tenete presente che Giovanni Senzani dal punto di vista giudiziario è stato ritenuto estraneo al caso Moro perché diventa un membro regolare delle Brigate Rosse nell'autunno del 78, quindi a Moro già morto. Per cui dall'altro se mi sembra che difeso dall'avvocato e da un avvocato e diciamo di cui il giudice era padre. Sì. Esatto. Quindi lui, il giudice che è sotto era il padre dell'avvocato che lo o parente dell'avvocato che lo difendeva, sì, insomma, per piccola curiosità. Sì, sì. Che tra l'altro è ancora oggi l'avvocato di Senzani. Uh-huh. È rimasto lo stesso ed è l'avvocato che ha mandato all'ultima commissione MOVA, questo per far capire il livello di protezione, una lettera di diffida
che non ha alcun valore legale, perché non esiste una diffida a non indagare su un soggetto, soprattutto una commissione parlamentare d'inchiesta che ha gli stessi poteri inquirenti della magistratura. Quindi è come dire a un giudice che tu stai investigando, tu non fermati perché io non voglio essere indagato. È una cosa assolutamente illegale, senza alcun peso legale, una diffida a indagare sul professor Giovanni Senzani, davanti alla quale la commissione si è fermata. Ora, la protezione, perché la protezione? C'è un motivo. Mario Moretti, che avete visto che il tipo di capo brigadista è, ha diviso con Valerio Morucci la storia del caso Moro come testimonianza diretta esattamente a metà. Valerio Morucci scrive il memoriale che fissa i paletti della storia ufficiale dell'agguato di Moro, del suo trasporto nella prigione e della prima fase, mentre Moretti, attraverso l'intervista con Mosca e Rossana, dalla quale poi nasce il libro Brigate Rosse, una storia italiana, fissa la seconda parte della storia, cioè prigionia e morte di Aldo Moro. Una storia concordata in tutte e due le parti, concordata con chi? Concordata con lo Stato, perché quello che si è creato sul caso Moro è una sorta di teatrino, dove, io l'ho definito così, dove gli ex brigadisti hanno, oltre a una serie di sconti e di riduzioni, cioè Mario Moretti oggi è un uomo libero, Giovanni Senzani è un uomo libero, hanno mantenuto... È quello che dà da pensare che dopo 40 anni hanno un potere ricattatorio. Certo, assolutamente, ma ecco, ma ci arrivavo. Loro hanno mantenuto con lo status del silenzio la loro aurea di guerriglieri che hanno lanciato l'assalto al cuore dello Stato, pur essendo, come dice Moretti in una celebre intervista a Giorgio Bocca, che fa in maniera come sempre mirabile il suo mestiere di giornalista, dice sì, Moretti, mi scusi, lei mi racconta una storia, cioè io non posso credere che voi un posto così angusto come Leon Talcini, che abbiate deciso di ucciderlo, facendo tra l'altro una mossa dal punto di vista tattico sbagliatissima, perché se le Brigate Rosse avessero liberato Aldo Moro probabilmente ne avrebbero tratto un beneficio politico, mentre uccidendolo si otteneva l'effetto contrario. E Moretti, quasi chiedendo, risponde: la verità sa qual è, che voi non volete accettare che questa cosa l'abbiamo fatta noi, quattro operaiacci. Ecco, questo mito dei brigadisti che, come racconta Morucci, siamo andati a fare le prove e ci sparavamo sui piedi, per una questione di logica è impensabile che possano aver portato avanti un'operazione del genere. E allora che succede? Questa versione serve per tutelare quello che è il vero segreto dei segreti, e cioè che le Brigate Rosse, quelle di Moretti, quelle di Morucci, quelle di Bonisoli, quelle di Gallinari, sono, come le aveva definite Leonardo Sciascia, il bracciantato brigadista, cioè la manovalanza che ha gestito anche materialmente parte del sequestro Moro, ha avuto un ruolo, ma che non aveva potere decisionale. E chi ha avuto il potere decisionale? Il potere decisionale ce l'aveva il livello superiore, il livello decisionale. Chi era il tramite tra questo livello decisionale e il bracciantato? Giovanni Senzani. Perché Giovanni Senzani è il tramite? Perché Giovanni Senzani è, per la sua statura culturale, per la sua rete di contatti variegata che va nello Stato e nelle sue istituzioni. Pensate a una cosa, nel 1977 Giovanni Senzani partecipa a un importante convegno di criminologia che si tiene a Lisbona, in Portogallo, insieme a due magistrati. Uno si chiama Girolamo Tartaglione e un altro si chiama Alfredo Paolilla. Sono due magistrati che lavorano per lo Stato, perché fanno parte di quella che oggi si chiama il DAP, che all'epoca non si chiamava così, ma che è la struttura ministeriale che gestisce le carceri, quindi due funzionari di altissimo livello. Tutti e due vengono poco dopo uccisi dalle Brigate Rosse. Le informazioni sui movimenti di Tartaglione e di Paolella vengono da una talpa interna, e già in quell'epoca i giornali scrivono che la talpa è una persona che sta nelle biere,
e che ha un incarico, ha un accesso a quegli ambienti ministeriali. La tappa in questione è Giovanni Senzani, che è a cavallo di questi ambienti. Non solo Giovanni Senzani, nella fine degli anni 60, sempre in questo 1969, per la storia italiana è stato un anno cruciale, c'è Piazza Fontana e ci sono una serie di eventi. Nel 1969 vive a Roma e divide l'appartamento, l'appartamento tra l'altro in Via della Vite, dove c'era una delle centrali principali di servizi americani a Roma, con un signore che si chiama Luciano Bellucci. Questo signore arriverà alla ribalta negli anni 80, durante all'epoca del rapimento civico. Luciano Bellucci è un agente del SISMI, accertato come agente del SISMI. Durante un'intercettazione telefonica, quando Senzani è ricercato per il caso Civico, ha già sulle spalle il sequestro del magistrato Giovanni D'Urso, che viene rapito dalle biere e rilasciato, anche questa è una coincidenza, nel portico di Ottavia, nel ghetto di Roma, a pochi metri da via Caetani. Nel ghetto ebraico. Nel ghetto ebraico. Con l'alta percentuale di presenza dello Mossad. Esatto. Quella realtà lì c'è. Nonché dei nostri servizi, esatto, che avevano una sede coperta proprio a Palazzo Caetani. E in un'intercettazione telefonica Bellucci dice alla madre, dice ma Giovanni lo sa che mi deve qualcosa, sa che io lo copro e possono indagare, ma stai sicuro che Giovanni è uno che sa il fatto suo? Ovviamente questo tipo di pista non è stata mai approfondita. E allora perché Giovanni Senzani diventa importante? Perché Giovanni Senzani è un filo rosso che attraversa la storia delle BR, che attraversa il caso Moro e che fa capire come non è importante. Io devo dire una cosa, ho grande, grande affetto e grande stima per Sergio Flamini, che appunto è stato il papà di noi morologi, però negli anni ci sono stati sul caso Moro, che hanno purtroppo creato anche confusione, delle visioni con delle lenti di parte. Cioè, da un lato c'è chi diceva no, le Brigate Rosse non esistono, sono inventate, quindi è la CIA, Gladio e quant'altro. Dall'altra parte no, non le Brigate Rosse, il KGB, i sovietici, eccetera. Ecco, lo sforzo vero, e uno dei motivi per cui Giovanni Senzani è una figura ancora così poco scandagliata. Il mio libro, tenete presente, è il primo e l'unico fino ad oggi che parla esclusivamente di Giovanni Senzani, che pure se andate a vedere tutti i testi che parlano del caso Moro lo troverete nell'indice dei nomi. C'è sempre, ritorna sempre, viene citato, però sempre con la cautela di dire beh, non è dimostrato, non si sa, forse. Non... È importante perché guardando la sua figura si guarda esattamente nel mezzo del capo Moro. A me piace ricordare una cosa: Aldo Moro è stato innanzitutto, oltre che un grande statista, è stato soprattutto una parola che oggi sembra troppo, ahimè, svuotata di significato, ma è stato un vero democratico, cioè una persona che, pur essendo convinta delle sue idee, e tenete presente una cosa, io lo ripeto in tutte le presentazioni che ho fatto, sia di questo che del libro precedente, Aldo Moro era un anticomunista, non era filocomunista, non lo è mai stato, non fosse altro per il fatto che lui era cattolico praticante e osservante, però essendo un padre costituente ed essendo un uomo democratico, si era convinto che arrivato a un certo punto l'Italia, per sbloccare l'impasse nella quale si era trovata, dovesse ascoltare anche l'altra parte, dovesse dare spazio anche alle stanze dell'altra parte. Se nel 1975 il Partito Comunista prende oltre 3 milioni di voti, è evidente che non si possa... No, 13 milioni. 13 milioni di voti. Non si possa non tenere presente questo interlocutore nella dialettica politica. Cioè, non lo si può relegare
come era successo dal 48 in poi, costantemente all'opposizione, tagliarlo fuori da qualsiasi posto di responsabilità, lasciare solo il contentino delle amministrazioni locali. Bisognava trovare un dialogo. Poi la strategia di Moro sarebbe stata molto probabilmente quella di cooptare il Partito Comunista ed eventualmente di logorarlo, nel senso che fino a quel momento il PC non era mai stato al governo e diceva i democristiani sono i ladri, semplifico per capirci, nel momento in cui tu ti siedi al mio tavolo non è che diventi come me, però cominciamo a lavorare sullo stesso piano, quindi è difficile trovare quello che può scagliare la prima pietra. Però la strategia che aveva avuto col Partito Socialista. Esatto, però quell'esperienza che c'era stata già negli anni 60 col primo centro-sinistra aveva contribuito a modernizzare l'Italia, aveva contribuito ad allargare le basi della democrazia, aveva portato la gente a partecipare. Questa parola che anche oggi sembra così lunare, partecipazione, è uno dei motivi per me fondamentali che hanno portato a via Gaetano. Il 9 maggio 78 è iniziata una goccia per volta, ma in maniera sistematica, fino allo sfacelo che viviamo oggi, l'allontanamento della gente dalla politica, la cancellazione della parola partecipazione. La gente non si deve più occupare di politica, non deve essere vicina, non deve partecipare, quindi pian piano abbiamo cancellato i partiti tradizionali, abbiamo cancellato i circoli, abbiamo cancellato le sezioni di partito, abbiamo cancellato i movimenti giovanili, abbiamo cancellato, abbiamo azzerato tutto in maniera tale da creare un riferimento che sia unico, che sia gestibile da quelli che sono i poteri forti. Giovanni Senzani diventa importante in questa vicenda perché nel livello superiore delle Brigate Rosse, io nel libro ho tracciato un identikit, perché questo è un argomento, a parte un argomento ancora estremamente tabù, e ogni volta che mi sono trovato a parlare con testimoni diretti di quell'epoca, sia da un lato della barricata che dall'altro, è un argomento che fa ancora paura. Perché? Perché in quel livello superiore non ci sono soltanto tanti cattivi maestri che ancora oggi purtroppo ritroviamo a gestire la comunicazione in Italia, oppure ad essere, come si dice oggi, una parola di moda, degli influencer, però sono influencer politici. C'erano anche figure che non avevano niente a che vedere con la sinistra, non avevano niente a che vedere con quel mondo. Però nel caso Moro si realizza una clamorosa intersezione di interessi tra soggetti, figure, entità che sulla carta erano contrapposte, ma che sulla sorte di Moro si sono trovate perfettamente. Tenete presente che Aldo Moro, molti di voi sono ben più grandi di me, quindi queste cose le hanno vissute e le conoscono meglio, ma insomma Aldo Moro era in viso agli americani, che già nel 74 lo avevano minacciato di morte a Washington con Kissinger, era in viso ai russi, perché i sovietici erano convinti che se il Partito Comunista fosse andato al governo in Italia si sarebbe disinnescato il potenziale che i partiti comunisti d'Europa, e il Partito Comunista Italiano era il più importante partito comunista d'Europa, quindi aveva una base enorme, si sarebbe disinnescata quell'aura di diversità che i partiti comunisti avevano in Europa rispetto a chi governava. Era in viso agli israeliani. Diciamo che l'utilizzo, no, della democrazia, cioè del Partito Comunista che va a potere con la democrazia, no? Con il voto del popolo, Si innescava il carro armato di Praga e di Varsavia, esatto. Cioè la politica rivoluzionaria fatta con le armi. Insomma, esatto. era in viso agli israeliani, perché Moro, quello che è il nuovo presidente del Consiglio, firma l'accordo con i palestinesi per far passare le aree sul territorio italiano in cambio di una guarantigia sugli attentati, che infatti, mentre i palestinesi fanno attentati in tutto il mondo in quell'epoca, in Italia non ne fanno. Bene, quindi è un politico avversato dai falchi del suo partito, perché i falchi di destra della DC, che avevano l'anticomunismo come ragione di vita, non avrebbero mai voluto. E poi tenete presente un altro aspetto che per me è fondamentale nella genesi dell'omicidio di Moro.
Nel 1978 Aldo Moro sta per diventare il Presidente della Repubblica e non è un banale Presidente, della Repubblica. E non è un Presidente della Repubblica di, non voglio dire di facciata, non è il Mattarella. Ah beh, insomma, mi ha tirato le parole da fuori. Non è solo una figura. Lì Aldo Moro sarebbe diventato il grande equilibratore della politica italiana, perché sarebbe diventato Presidente della Repubblica con un governo con la Democrazia Cristiana e i comunisti che lo appoggiavano, diciamo, esternamente, perché la politica in realtà era la non sfiducia, no? Il progetto era quello di votare eventualmente provvedimento per provvedimento, ma è chiaro che sarebbe diventato l'uomo chiave della politica italiana. E anche questo è una coincidenza, questa la devo leggere perché se no non me la ricordo neanche io. Severo Freato, che era uno degli uomini più vicini ad Aldo Moro, dice una volta: se fosse diventato Presidente della Repubblica, Aldo Moro sarebbe diventato un imperatore. Questa è la locuzione che dice. Beh, stranamente, poco un mese prima di Diafani, le forze atlantiche di Gladio fanno in Italia ufficialmente un'esercitazione, di esfiltrazione, cioè di sottrazione di una persona e di praticamente come portare una persona fuori da un territorio senza che un'eventuale ricerca lo riesca a trovare. Sapete come si chiamava questa operazione? Rescue Imperator, cioè troviamo l'imperatore. È una coincidenza, perché questa è una storia fatta sempre di coincidenze. Come anche che quando ci fu il sequestro Moro, è una coincidenza che quel giorno si stava votando. È vero, questo è vero, è una coincidenza, però posso dire una cosa, le dico questa è una cosa sulla quale io prima di pubblicare questo libro ho pubblicato un libro che si chiama La Borsa di Moro, che è dedicato solo all'agguato di Diafani. Questa storia del governo potrebbe essere una coincidenza soltanto temporale, e mi spiego. Moro non aveva ruoli istituzionali in quel governo che ha presieduto da Andreotti, e anche la questione del voto, che tutti dicono Moro viene rapito mentre stava andando alla Camera, in realtà Moro non aveva alcuna fretta di andare a votare, tanto che aveva detto al suo assistente all'università: domani mattina io passo, devo fare prima cosa, dovevo andare a consegnare un orologio, e infatti quando mi trovo nel corpo a via Gaetani gli trovano addosso due orologi, uno personale e l'altro che, come testimonia, lo dice allora Moro al processo in corte d'assise, il primo, cioè quella mattina doveva andare dall'orologiaio a Corso Umberto, via del Corso, perché alcuni a Roma chiamano ancora Corso Umberto, che è il vecchio toponimo, per farlo riparare. Quindi in realtà il fatto che Moro avesse fretta di andare, tanto è vero che negli appunti che sono conservati all'Istituto Studios c'è un verbale di una riunione della DC precedente a qualche giorno del 16, dove viene detto che Moro prende la parola e dice che durante la discussione per la fiducia al governo Andreotti, quindi durante la votazione, lui non parlerà, si limiterà ad ascoltare e a prendere appunti, ed eventualmente si riserverà di fare nel pomeriggio un suo intervento di chiosa alla questione. Quindi è chiaro che quella cosa, quella mattina è un segnale, che si faccia, certo, che si faccia quella mattina è un segnale forte, che quel processo democratico di inclusione che Moro aveva iniziato con il Partito Comunista non si doveva concludere, che quella situazione non dovesse portarsi a compimento. Tra l'altro la sera prima, il 15 sera, forse avete letto che la seconda commissione Moro ha molto infiocchettato su questa storia dell'incontro che lui avrebbe avuto nel suo studio di via Savoia,
per chiedere protezione. In realtà la sera... Però non, ha, non ci sono poi le no, no, ma c'è stato sicuramente... una richiesta da parte di una richiesta, però... Leonardo era la guardia del corpo, esatto, di Sciacco Leonardo, tra l'altro, un uomo qualificatissimo e gladiatore, quindi di grande livello, super preparato. La sera del 15, il governo Andreotti, che giura che viene in cassa la fiducia il 16, ha rischiato di saltare. Perché? Perché la lista dei ministri del governo doveva includere due ministri vicini al PC. Uno di questi, ministro della sanità, era Adriano Rossicini, che era un intellettuale di sinistra non organico al PC, ma molto vicino al PC. Vi dirò di più, io, a me è stato raccontato, lo sto raccontando qui per la prima volta, non l'ho mai scritto, quindi vi do una chicca. La sera del 15 l'Unità viene stampata in prima edizione con la lista dei ministri dove ci sono i due graditi al PC. Quando la situazione si rompe e Zaccagnini va da Moro e dice: se non cambiamo questa lista, in particolare se non inseriamo Donat Cattin tra i ministri, io mi dimetto da segretario della Democrazia Cristiana, Moro attraverso Luciano Barca avverte Berlinguer che quei due nomi non si possono includere, e le copie dell'Unità con la lista sbagliata mandate alla stazione Termini per essere spedite vengono ritirate e mandate al Mace. Questo per dire che l'operazione che si stava facendo era un'operazione estremamente complessa, e per per arrivare alla morte di Moro e per concludere in maniera drammatica quel percorso di 55 giorni servivano delle intelligenze e servivano delle gestioni politiche delicatissime. Moretti, che per i suoi ex compagni dice di essere stato l'unico ad aver parlato con Moro nella prigione del popolo, l'unico che dialogava con Moro, beh, se io leggo, mi limito solo a leggere le carte di Moro che sono emerse in questi anni, a me fa un po', mi fa un po' ridere pensare che Moretti e Moro dialogano di Piazza Fontana, oppure Moro politico mondiale, internazionale, cioè mi fa sorridere. Anche perché penso, ma se Moretti ha proclamato a bocca di essere un operaiaccio che non sa neanche sparare, e nel libro di Mosca e Rossandra Moretti dice: Moro ci dà delle risposte ma noi non le capiamo. Bellissima sta cosa. Non le capiamo. Come fa un personaggio così ad essere l'interlocutore di uno come Aldo Moro, che è membro della Costituente, professore di diritto penale, uno che per stessa ammissione dei suoi compagni di partito, quando parlava faceva degli arabeschi linguistici che ti avvolgeva, come fa Moretti? Le convergenze parallele è stato un esempio la sua definizione. Spiegate cosa. Cioè, però se facevano convergere sono difficile da immaginare. Ma se pensiamo invece che Giovanni Senzani, che è un uomo di statura, è il tramite tra chi prepara le domande da porre al prigioniero, l'illustre prigioniero, e chi discute le risposte, media le risposte, pensiamo alla figura di un grande che è il nome. Perché faccio questa digressione? Perché una delle cose che io ricostruisco per la prima volta nel libro è la questione del filmato di Aldo Moro prigioniero. Il filmato, filmati che vengono, videocassette che vengono trovate nel covo di via di Tor Sapienza a Roma nell'82, il covo in cui viene arrestato Giovanni Senzani, in un baule chiuso con una catena.